se venite al parco della Testa d'Oro e tira un gran vento come oggi e il cielo è cominciato a far spavento, guardate lassù, il che fa capire perché gli alberi sono nerissimi, il che fa capire perché ci siano così poche persone in giro, sicuramente questa visione perlomeno vi ristorerà il cuore, un po' come fa con me. Qui ci sono cerbiatti, dei bambi, ci sono dei cervi, maschi e femmine credo, e sono tutti belli, placidi e tranquilli. Veramente guardare loro e la loro serenità, nonostante il cielo che minaccia, mi fa davvero stare bene. Gli alberi spogli, alberi neri, roba, paesaggio gotico quasi. Eppure ci sono quei cervi belli tranquilli che, niente, serenamente affrontano lo stato delle cose. E questo è sicuramente da far vedere ai bambini. Tranquillissimi proprio. Io invece adesso devo andare in cerca di un grattacielo che vedevo da lontanissimo, dalla finestra dell'ostello, e non ho capito di che si tratta. L'unico grande grattacielo di tutta Lione con la punta piramidale. Adesso, con l'ausilio del mio grande mezzo, andrò in cerca di questo grattacielo da città, grande città metropolitana. Vabbè. Troverete anche queste tartarughe, che sono ancora più pacifiche dei cervi visti prima. E qua c'è un cartello che parla da dove viene la tartaruga de Floride, la tartaruga della Florida, da dove vuoi che venga. E poi c'è scritto viene dall'America del Nord ed è trasportata dall'uomo un po' dappertutto sul pianeta. Bene, mi fa piacere. È un po' delle tartarughe della Florida, non sapevo neanche esistesse una tipologia, una razza di tartarughe della Florida. Un po' di queste tartarughe della Florida sono qua, ma ce ne sono a... qua non si vede neanche un granché bene, comunque ce ne sono a decine. Belle, tranquille, una mi sta anche guardando. E poi altre invece sono sul fondo. Tutto lì, questo è sicuramente un parco che ho visto d'estate o in primavera. È fantastico, niente da dire, invece adesso... Adesso invece è molto grigio, però devo ammettere che è tenuto bene, non c'è dubbio. State attenti voi, a non far la fine della pentola. Da me non dovete temere perché sono semi vegetariano, quindi